Io so, ma non ho le prove. Con Accattone nel 1961 Pasolini diventa una star. La cattiva politica è sempre figlia di cattiva cultura, questo lo dobbiamo ricordare. Penso che non si troverebbe benissimo, Pasolini agirebbe. Un regista acclamato e controverso, un regista che riscrive la grammatica dello schermo. Io credo che Pasolini non avesse più molte illusioni. Quello che gli anni che sono seguiti sono talmente disperanti che sarebbe credo morto di disperazione. Diciamo, a me mi ha lasciato qualcosa di eccezionale, perché sono pittore poeta, mi diverto pure a fare atture. È stato un uomo forte, troppo forte. E che fa discutere, che ha successo, ma che fa sempre e comunque scandalo. Ecco, ci vorrebbe un Pasolini attrezzato per i combattimenti possibili da farsi oggi. Era una persona molto pacata, nel rapporto molto dolce, però anche, diciamo, nella discussione, nel confronto, molto sincero. E nella sfida perenne alla morale dei tempi, Pasolini è sempre accompagnato dai suoi amici, i ragazzi di vita delle borgate. Fu incoraggiato a scrivere da Piero Ottone, allora direttore illuminato del Corriere della Sera. Pensate Pasolini cosa sarebbe stato nella rete, con un dialogo permanente. Forse un sogno, forse un paradosso, forse conterebbe di più oggi. Pierpaolo Pasolini, Sergio Citti e Pupi Avati scrissero questa sceneggiatura che è poi diventata Salò. Che diventano attori, autori, registi, comparse di un'avventura artistica e cinematografica. Che arriva alla soffia. Pierpaolo Pasolini, Io so, di Enzo De Camillis. Perché Enzo De Camillis questo titolo? Beh, perché noi ci siamo, io mi sono basato sul film chiaramente che abbiamo realizzato con Leo Gullotta, e diciamo che la struttura del film, del documentario, è la lettera che Pasolini scrisse nel 1974 al Corriere della Sera, Io so ma non ho le prove. Da lì siamo partiti con un susseguirsi di interventi e di interviste che andavano a toccare i temi che la lettera man mano letta da Leo toccava i vari problemi sociali. Questo libro verrà presentato quando e dove? Verrà presentato questo libro il 6 settembre al Festival di Venezia grazie a uno spazio dell'Istituto Luce. Diciamo che Enzo De Camillis non è nuovo al mondo del cinema, ha una carriera dietro le spalle. Ci racconti un po' agli spettatori di Good in Italy, What TV, chi sei? Nasco nel 1977 come assistente scenografo con il maestro Dante Ferretti, sono un film di Luigi Zampa. Per 35 anni circa ho fatto lo scenografo, abbiamo in attivo circa 60 film, lavorando anche su film internazionali con Tornatore, con Rosi, con Francesco Rosi, con Steno, eccetera. E poi 8 anni fa, 9 anni fa circa, decisi di cambiare mestiere e inserirmi nell'autorialità del cinema scrivendo dei soggetti su temi sociali. E naturalmente sei anche il regista del documentario su Pasolini, come si chiama e che hai presentato qui a Lisbona? Sì, l'ho presentato l'altro ieri, il 15 luglio. Il film, il documentario ha il titolo Un intellettuale in borgata, dove ci sono, oltre all'interpretazione di Leo Gullotta, ci sono interviste che vanno con Stefano Rodotà, Pupi Avati, Citto Maselli, Gregoretti, persone che hanno conosciuto e hanno lavorato con Pasolini. Questo tuo amore per Pasolini? L'amore per Pasolini, ci sono due, io sul libro lo racconto, ci sono due motivi ben specifici. Io sono nato a Monteverde, nel quartiere dove lui, Pasolini, dal 54 al 63 ha abitato.
e lui veniva a giocare in quegli anni in un piccolo campetto di pallone dove fu ispirato scrivendo il libro Ragazzi di Vita. E io da bambino giocavo anch'io in quel campetto di pallone, quindi tale è stato un elemento culturale nel quartiere molto sentito. Noi di Good in Italy, perché lì siamo curiosi e vogliamo sempre parlare di eccellenze italiane che si esprimono anche all'estero. Prima edizione della Pellicola d'Oro, un premio molto caro a te, perché? Come ho detto prima, nascendo come scenografo, il mestiere e l'artigianato del cinema italiano per me sono molto sensibili. Quindi come tale il pittore, lo stuccatore, il decoratore sono quei lavori che per un scenografo sono importantissimi. Purtroppo in questo periodo vengono un po', come posso dire, trascurati, dimenticati. Invece ritengo che in particolar modo gli artigiani e i mestieri del cinema italiano sono un grosso valore da portare avanti, da sottolineare e da valorizzare. Per questo nel 2011 abbiamo iniziato a preparare questo premio che è la Pellicola d'Oro, un riconoscimento annuo per tutti gli artigiani e mestieri che operano nel settore cinematografico. E da quest'anno è invece sbarcato questo premio a Lisbona per riconoscere i mestieri sia portoghesi che italiani. Ma in Portogallo c'è interesse per il cinema italiano e il Portogallo è anche un paese come dire, disponibile ad accogliere location per il cinema italiano? Rispetto al premio, quindi la Pellicola d'Oro che per la prima volta si è presentata e ha riconosciuto i mestieri del cinema portoghese, devo dire che c'è stato un grosso entusiasmo. E quindi il piacere di vedere macchinisti e o le responsabili delle sartorie portoghesi che sono state, si sono emozionate nel ricevere il premio, quindi per me è una grossa gioia. Ritengo che in questo momento il Portogallo si sta affacciando e confrontandosi con l'Europa, ci siano delle location che meno conosciute ma come immagini molto importanti. Una buona film commission può avere un buon rapporto con il cinema italiano. Allora, noi di Good in Italy, Martini, ti auguriamo veramente un in bocca al lupo per le prossime edizioni e come Martini ti potremo anche seguire. Ti auguriamo intanto una buona estate. Grazie a voi, a presto.